Buon pomeriggio a tutte amiche e amici e benvenuto o bentornate sul canale e in un nuovo video. Allora, oggi sono felicissima perché mi sono arrivati degli ordini che non aspettavo in anticipo e quindi vi faccio vedere tutti gli acquisti che ho fatto al Black Friday. Contavo di farlo la prossima settimana perché stavo aspettando appunto degli ordini da Sephora che mi dovevano arrivare con consegna dal 6 in poi e anche l'ordine dal sito makeup.it, ma inaspettatamente stamattina il Corriere GLS ha suonato a casa mia e mi ha portato entrambi i pacchetti, per cui anticipo questo video al weekend, anche perché meglio così perché comunque ho più tempo e faccio le cose con più calma e vi faccio vedere gli acquisti appunto che ho fatto al Black Friday. Allora, diciamo che è un periodo che sono completamente in fissa col make-up, non so se avete potuto capire, perché io praticamente per un anno e mezzo abbondante non ho più acquistato make-up, ma neanche un mascara, per cui diciamo che mi volevo rifare di tutto quest'anno e mezzo in cui non avevo acquistato nulla. Già avevo fatto un precedente haul un mesetto, 2 mesetti fa, non ricordo esattamente. Adesso ho rimpinguato la mia collezione di make-up nuovamente. Direi che diciamo, mi sono tolta tutti gli sfizi di make-up che volevo. E niente, quindi comincio, vi faccio vedere quello che ho acquistato. C'è anche qualcosina di skincare, ma poco. E qualche acquistino vi faccio vedere, le accorpo a questo video, qualche acquistino che ho fatto, un po' di make-up nei soliti giretti che faccio e anche al DM. Ho fatto qualche piccolo acquistino al DM, ma cose di nulla, per cui magari ve le metto dentro questo video, anche perché vorrei cominciare a utilizzarle. Allora, comincio subito. Allora, premetto che già al Single Days io avevo acquistato due palette di Natasha Denona, che sono la Retro Palette e la Glam Palette, che però ho già cominciato a utilizzare. Le ho acquistate con lo sconto del 22%, era tanto che stavo dietro che volevo queste palette e niente, le ho acquistate con lo sconto del 22% e sono queste due. Chiaramente ragazzi, adesso queste non ve le apro perché ve le avevo già fatte vedere su Instagram e tra l'altro sono swatchate, sono usate, per cui non ve le faccio vedere. Comunque, per dirvi che avevo già acquistato queste due palette che sono stupende, una più bella dell'altra. Forse tra le due preferisco la Glam e non pensavo, perché la Glam comunque ha i colori freddi, però ha dei toni sul dorato che mi piacciono tantissimo. E la Retro è molto adatta a chi ha gli occhi verdi della mia tonalità, però devo dire che tra le due, inaspettatamente, quasi quasi preferisco la Glam. Quindi, questo ve lo dico per agganciarmi poi all'ordine che ho fatto successivamente. Poi, non soddisfatta, cosa succede? Che al Black Friday Sephora smette lo sconto del 25%. Quindi, niente, sono in completa trip con Natasha Denona e quindi mi è partito il primo ordine su Sephora. A me non piace molto comprare su Sephora, però Natasha Denona o la prendi su Lookfantastic o quei siti lì. Però comunque viene dall'estero, ci vuole più tempo. Diciamo, il modo più breve per acquistare Natasha Denona è sicuramente acquistarla sul sito di Sephora. Poi c'erano degli sconti che sapete benissimo che sulla Denona non passano mai, per cui ho approfittato. E mi sono presa anche la bronze. Questa è la palette. Vabbè, il packaging esterno, eccetera, non è che mi metto a fare disquisizioni sul packaging. È bellissima. Cioè, comunque il packaging, diciamo, è bellissimo, ma è la palette che è bellissima. L'unica cosa che la Denona fa queste palette, scusate, questi packaging che cioè, si sporcano facilmente, si fanno le impronte sopra, però vabbè. Allora, e vi faccio vedere la palette. Non faccio come ho fatto l'altra volta, che purtroppo specchia un po'. Questa ha dei colori caldi bellissimi, bronzo, un po' dorati,
È bellissima e poi ha anche questo deep, sembra che, penso che sia un marrone scurissimo che mi intriga parecchio, perché io in genere sulla riga dell'occhio uso un colore ebano, che poi magari vi farò vedere anche alla fine del video. E niente, vabbè ragazze, stupende, non stupenda, non ve la swatcho perché tanto io registro con un cellulare molto banale, anche, anzi, infatti sto pensando di acquistare un iPhone perché magari la qualità dei video potrebbe essere migliore, e, per cui magari i colori risulterebbero sfalsati, però comunque sono swatch che potete trovare tranquillamente su internet, anche sui siti della Denona, sulla pagina Instagram della Denona, dovunque, insomma, stupenda. L'ho voluta a tutti i costi e l'ho presa con il 25%. E questa è la palette. Poi cosa ho acquistato in questo ordine? Ho acquistato sempre della Denona questo mini kit che si chiama Bronze and Glow, che è un illuminante molto piccolo, tipo da borsetta. Ecco, anche qui packaging un po' specchiato. E questo è il bronzer e l'illuminante. Comunque sì, non rende perché voi lo vedete così dalla telecamera, ma in realtà è anche più scuretto dal vivo, eh? Per cui proprio la telecamera non rende assolutamente per quanto riguarda i colori. Comunque anche questo, polveri. Questo lo swatch un po', polveri setosissime, ma comunque che le polveri siano setosissime, burrosissime, lo avevo già capito acquistando la Glam, usando più che altro la Glam e la Retro tutti i giorni di mattina per andare a lavorare. Poi cosa mi sono voluta prendere? Per quanto riguarda il make-up, direi che abbiamo... No, scusate. Mi sono presa un rossetto di Fenty Beauty, questo pure stava, non mi ricordo se è il 25 o il 30%, questo credo che fosse già scontato. È un rossetto della linea Shine, Sculpt Shine qualcosa, è un rossetto sheer. Allora, io non sono una rossettomane, anzi trovo che i rossetti un po' mi invecchino, oggi me lo sono messa e già mi vedo più vecchia, non lo so, ditemi voi. E quindi tendo più a comprare lucida labbra, balsami labbra, comunque rossetti sheer semitrasparente. Di questo ne avevo sentito parlare in qualche video, non mi ricordo di chi, perché seguo tantissime persone. No, le persone che seguo assiduamente sono poche. Poi ogni tanto mi capita di salterare qua e là su un canale o un altro dove magari si parla di make-up. Packaging carinissimo, questo rossetto di Fenty Beauty, e ho preso la colorazione Retro Rose, che dovrebbe essere un rosato sheer trasparente per le labbra. Vi faccio lo swatch. Sì, è molto bello. Adesso non so quanto rende, ma è un marroncino rosato nude, diciamo, per le labbra. Questo l'ho pensato ovviamente da mettere tutti i giorni, sperando che presto ci faranno togliere le mascherine e diciamo si potranno sfoggiare un pochettino di più questi tipi di rossetti. Io ho i balsami labbra di Fenty Beauty e mi trovo benissimo, i lip balm, come si chiamano, i lip gloss, scusate, e quindi ho voluto provare un rossettino sheer per quanto riguarda appunto Fenty Beauty. Poi ho preso il contorno occhi nuovo della linea Sephora Collection, la Crème Yeux Fermeté, eccola qui. Questa non la apro, ragazze, perché chiaramente aspetto di finire gli altri contorni occhi per cominciare ad utilizzarla. Devo dire che a me quello elasticizzante mi pare mi era piaciuto tantissimo, per cui niente, questa volta ho voluto prendere questo, era tutto scontato del 25 o questo del 30, non ricordo, e quindi ho voluto prendere anche il rossettino. Poi cosa mi hanno dato di campioncino? Mi hanno dato, avevo scelto altro, però alla fine mi hanno dato
Questa qui l'avevo scelta, sì, una crema, la Renergy Multilift Ultra di Lancôme. E poi avevo scelto altro perché non scelgo mai profumi in genere quando faccio gli ordini, come per quanto riguarda appunto i campioncini. Mi hanno dato la Vielle Belle, che tra l'altro neanche mi piace come profumo, per cui boh, non lo so, lo regalerò a mia madre magari, ma neanche mia madre usa tanto i profumi, o comunque a qualche collega al lavoro. Poi hanno messo dentro il pacchetto questo sconto del 15% da utilizzare sul tuo prodotto preferito, dice in tutti i beauty store e su Sephora.it, ma ho già visto che non passa sulla Danone e su altri brand, per cui non penso proprio di utilizzarlo, anche perché al momento ho totalmente appagata col make-up perché ne ho comprato parecchio, appunto, per cui non penso assolutamente di utilizzarlo. Tra l'altro ne ho due perché ho fatto due ordini da Sephora. Perché ho fatto due ordini da Sephora, quindi il secondo successivo? In quanto io volevo la nuova palette di Natasha Denona, che è la Glam Face Eye Palette. E però non era completamente. C'era stata al Single Days, poi è andata completamente esaurita, per cui praticamente io poi mi è rimasto il pallino che volevo questa palette. Al Black Friday era completamente esaurita, poi è ritornata disponibile qualche giorno fa e niente, me la sono acquistata. E quindi mi è partito il secondo ordine da Sephora. Secondo ordine da Sephora in cui praticamente ho acquistato solo la palette della Denona. Anche perché l'ho pagata, questa l'ho pagata a prezzo intero, perché non credo che si possa trovare scontata. Chi l'ha trovata scontata al Single Days. E allora, la palette, vabbè, io già l'ho vista, è stupenda. Solito packaging della Denona, molto specchiato, che però purtroppo fa impronte. E cosa dire di questa palette? Io l'ho presa nella versione light, nonostante io abbia una carnagione abbastanza olivastra, però l'ho presa nella colorazione light perché mi hanno colpito tantissimo i colori degli shimmer. Poi avevo visto anche dei video che regalano proprio una luminosità sugli occhi pazzesca. E essendo io in questa fase fissata con gli ombretti luminosi, ho voluto prendere questa. Però non escludo che magari in futuro, molto più là, però, quando ormai diciamo non sarà più una novità questa palette, mi acquisterò l'altra versione. La palette è questa, stupenda. I colori sono questi. Purtroppo fa riplesso. Ci sono dei matte a vederli stupendi, ma avevo già visto che video in cui appunto parlavano della meravigliosità di questi matte, della sfumabilità, eccetera. Ma poi ci sono questi due oro stupendi, cioè proprio non vedo l'ora di provarli. E poi c'è il blush in crema e l'illuminante che è coperto da questa plastichina. Polveri naturalmente setosissime. Il blush è un marroncino pescato, diciamo. L'illuminante è bello intenso, diciamo. Questo non lo so se lo utilizzerò come illuminante, ragazze, perché io, cioè, la mia vita è andare in ufficio, essere mamma di un bambino di 9 anni, non vado più in discoteca, per cui non è che mi posso truccare come una palla da discoteca, però magari lo utilizzerò sugli occhi, adesso vedo. Ho sentito dei video dove si diceva appunto che erano un po' too much questi ombretti, però non lo so, ragazze, adesso vi dirò, li proverò e poi comunque al limite utilizzerò i matte. Perché questa palette così è stupenda. E questo è stato il secondo ordine che ho fatto da Sephora. E mi hanno ridato altri due campioncini di profumo. Cioè, non hanno neanche fantasia quelle le commesse di Sephora, cioè da Sephora, diciamo. Mi hanno ridato un'altra volta un altro campioncino di La Vie Belle e poi Maui di Giorgio Armani. Speriamo che questo mi piaccia, ma comunque io non sono una fissata dei profumi. Cioè, quando ero giovane mi piacevano i profumi, adesso sinceramente ho il naso un pochettino sensibile, mi stomacano, mi nauseano, ecco, quindi non è che sono proprio, diciamo, fissata per quanto riguarda i profumi. E questi sono stati i due ordini che ho fatto da Sephora, che sono oggettivamente le cose più costose e consistenti.
Poi ho fatto un ordine sul sito di Nabla perché Nabla ha fatto degli sconti pazzeschi sul suo sito. Io in genere Nabla la compro sempre o su Bio Boutique La Rosa Canina o su Pinalli. Ogni tanto fanno Bio Boutique La Rosa Canina, fa sempre comunque lo sconto del 20% su tutto il carrello, passa pure su Nabla, per cui la compro fondamentalmente lì o anche a volte su Pinalli. Però stavolta il sito di Nabla ha fatto un Black Friday pazzesco perché ha messo tutto al 35%, al 40% e quindi ho voluto approfittare perché io comunque con alcuni prodotti di Nabla veramente mi trovo benissimo. E quindi mi è partito l'ordine di Nabla. Per quanto riguarda Nabla devo dire una cosa, ci hanno messo un pochettino a spedire. Perché io ho acquistato praticamente giovedì della scorsa settimana ed è arrivato ieri, che era venerdì, quindi ci ha messo praticamente 8 giorni, considerando che stanno a Milano. Però in effetti sul sito c'era scritto che ci potevano essere dei ritardi in quanto c'era il Black Friday. La cosa non corretta, secondo me, è che loro hanno messo immediatamente che l'ordine sul sito era stato spedito. In realtà non era stato spedito, perché se fosse stato spedito, forse, sarebbe già arrivato, o forse è stato un disguido del corriere, non lo so. Fatto sta che ho letto su internet delle recensioni sul sito di Nabla e ci sono delle recensioni pessime, purtroppo. Boh, non lo so, per cui non lo so se riacquisterei sul sito di Nabla. Certo, se dovessero fare magari degli sconti così sostanziosi, probabilmente sì, però diciamo che preferisco acquistarli su Bio Boutique, La Rosa Canina o su Pinalli. Comunque andiamo al succo e vi faccio vedere quello che ho acquistato sul sito di Nabla. Allora, di Nabla a me comunque la confezione è carina, vedete, tutto abbastanza molto carino, devo dire, con il logo di Nabla, con i fiorellini. Messo tutto dentro in una velina. Allora, dicevo, molto bello. E io di Nabla amo molti pennelli, mi trovo benissimo con i pennelli viso, ve li avevo fatti vedere anche nel precedente haul che li avevo comprati e soprattutto con i pennelli occhi mi piacciono tantissimo, mi ci trovo benissimo, per cui siccome i set di pennelli occhi erano scontati non mi ricordo se al 35 o al 40, comunque fate conto che tutta questa roba, tutto questo ben di Dio, l'ho pagato solo 50 euro e c'è dentro, vi faccio vedere, un set di pennelli. Questi sono, mi sembra che il set si chiama Amethyst qualcosa perché sono quelli viola. E niente, questi poi li utilizzerò e vi farò sapere. Perché io ho già un altro set occhi di pennelli di Nabla che mi piace tantissimo, che è quello della The Nude Collection. E quindi ho voluto prendere un altro set di pennelli, mi interessava tantissimo. Poi cosa ho preso? Altri 3 prodottini. Allora, mi sono presa, siccome io sto utilizzando la terra di Nabla, come si chiamano questo? Gli skin bronzing nella colorazione Soft Revenge, che è un marrone freddo, medio, diciamo, non troppo scuro, almeno Nabla lo definisce così e mi piace da morire, è bellissimo, sfumabilissimo, mi dà un bel effetto Bon Min, mi piace da matti. Mi sono voluta prendere un altro skin bronzing. Stavolta ho preso un marrone, caldo, però medio, ed è Dune, questo si chiama Dune. E magari questo, essendo un colore caldo, lo utilizzerò forse di più verso primavera, così. Però ho voluto approfittare perché questo qui a prezzo intero, gli skin bronzing costano 22 euro, quindi io l'ho pagato sui 13 euro con gli sconti. Cioè, vi dico, tutte queste cose una cinquantina di euro. Poi mi sono presa il mitico illuminante Ozone, che da quello che avevo capito non si trovava da nessuna parte, ma io l'ho trovato tranquillamente. Ecco, quello che non mi piace tantissimo di questi prodotti è il packaging, che lo trovo un tantino cheap, però comunque questo l'ho pagato 13 euro, 15 euro, quindi ci sta anche se il prodotto è ottimo che il packaging sia cheap. E niente, questo è il mitico illuminante Ozone. Non so che cosa si può vedere, ma chiaramente ragazze anche di questo potete tranquillamente trovare gli swatch su internet, o comunque magari molte di voi già lo avranno, per cui non vi dico niente di nuovo. Poi
Poi cosa mi sono presa? Mi sono presa un temperino perché ero stufa di utilizzare quello di Essence che ho. Magari non lo so, volevo un temperino nuovo perché quello lì mi si è persa anche la copertina, come si dice, la plastichina che lo copre. E poi mi hanno dato in omaggio questo Freckly Maker, che non ho capito neanche cos'è, ragazze, neanche mi sono informata, vi dico la verità. Per coprire le lentiggini, forse? E perché ho messo dentro il carrello il codice di Liquors Beauty. Sembra un eyeliner a guardarlo così. E lo regalava in omaggio con il codice sconto che lui dava praticamente. Liquors Beauty è un ragazzo che praticamente fa video per quanto riguarda make-up, magari lo conoscerete, ha un canale molto grande. Ogni tanto non lo seguo assiduamente, però ogni tanto guardo qualche video quando mi devo comprare qualche cosa di make-up perché comunque diciamo che lui se ne intende. Sì, sembra una specie di... Sì. No, ma veramente non, no, non lo so, lentiggini, cosa c'entra con le lentiggini? Non lo so, questo sembra tipo un eyeliner marrone. Non lo so, ragazze, sono molto ignorante su questo, fatemi sapere voi a cosa serve sta roba. E quindi questo è stato l'ordine sul sito di Nabla. Quindi sette di pennelli, i due skin bronzing, lo skin bronzing, lo skin glazing e il temperino, 50 euro, più mi hanno regalato anche quella diavoleria che non ho capito cos'è, per cui insomma, buono. Poi, quindi direi che i due Sephora ve l'ho fatti vedere, Nabla ve l'ho fatto vedere e adesso vi faccio vedere l'ordine che ho fatto sul sito di Makeup. Qui è roba diciamo più cheap, ma non roba buona, però diciamo non luxury come può essere la Denona. Ecco, quindi ho ordinato sul sito di Makeup. Questo sito mi piace sempre più perché sono abbastanza veloci nelle spedizioni, molto precisi e soprattutto ho visto, e però non ho capito se è una cosa che riguarda il Black Friday, quindi questo periodo, ho visto appunto che hanno messo le spedizioni gratis a partire da 9 euro. Prima erano 29, per cui se sarà così sempre io acquisterò spessissimo perché costa tutto meno. Quindi l'ordine mi è partito perché volevo riprendere il fondotinta della L'Oréal, l'Infallible 24 Fresh Wear con SPF 25, dice Oxygen Technology, eccolo qua. Che l'avevo finito, non so se vi ricordate, ve l'avevo fatto vedere nel video dei prodotti finiti. Ho preso la colorazione 125 che si chiama Natural Rosé. L'altra volta avevo preso la 110 che si chiamava Rose Vanille. Ho preso questa perché era scontata a 7,34 euro. Quindi io praticamente questo l'ho pagato 7,34 euro. Considerate che da Tigotà li ho visti a 21 euro. Per cui sinceramente ottimo affare. L'ho preso perché io lo usavo miscelato con un altro più scuro. Adesso mi è rimasto quello più scuro che però è un po' troppo scuro. Quindi l'ho ricomprato in questa colorazione più chiara e più rosata per miscelarlo con quello più scuro che mi è rimasto. E così da poterlo utilizzare. E niente, quindi questo l'ho pagato 7,34 euro, se non mi ricordo male. Poi mi sono presa, non ho fatto un gran shopping sul sito di make-up, mi sono presa la spugnetta, scusate, la Bamboo Face Cloth, perché sapete che make-up remover, perché sono in fissa con i pannetti struccanti, ve l'avevo già detto in qualche precedente video, poi ho preso quello di Bottega Verde che vi avevo fatto vedere su Instagram. Anzi, vi ricordo, visto che ho nominato Instagram, che se volete mi potete seguire anche lì, vi lascio qui sotto tutto. Ogni tanto, ultimamente, sto pubblicando qualcosa. E se magari non ho tempo di fare video e vi voglio parlare di qualche prodotto in maniera, diciamo, più immediata, più flash. E quindi, dicevo, ho preso questo pannetto in bambù della Nakomi, Bamboo Face Cloth Makeup Remover. Vi farò sapere come mi ci trovo e poi magari lo comparerò anche con quello della Bottega Verde. Non è in microfibra questo, è in bambù. Boh, vedremo. Questo costava 8 euro. Fatemi sapere se qualcuna di voi l'ha provato e come ci si è trovata.
Poi mi sono ripresa, fate conto che questo ordine è una ventina di euro, non di più. Mi sono ripresa il mio mitico mascara The False Lash Lift della Maybelline, di cui ho già nelle scorte la versione waterproof, ma me lo sono voluto riprendere perché costava poco, tipo un 7 euro sul sito di makeup. E questo è un mascara che mi fa delle ciglia fantastiche, considerando che io ho delle ciglia sfigate, onestamente. Me lo sono per 7 euro, me lo sono ripreso. E non che mi manchino i mascara, però vabbè, l'ho voluto riprendere. Tanto prima o poi l'avrei ricomprato. E poi mi hanno dato in omaggio questa chicca, che magari in qualche canale forse è già stato fatto vedere, però io non mi ricordo di averlo visto da nessuna parte. Che è questa chicca della Garnier, che da Tigotà non mi pare che ci sia, Tigotà, saponeria e cose varie, insomma. Questo peeling all'albicocca della Garnier. Il peeling all'albicocca della Garnier. Sinceramente io non l'ho mai visto in giro e io di giri ne faccio, a proposito dei miei giretti del sabato e della domenica. E niente, in omaggio questo. C'era, però si potevano scegliere vari omaggi e io ho scelto questo. E niente, poi lo proverò, chiaramente ve ne parlerò. Se merita ve lo metterò nei top e flop, se non, oppure magari nel video dei prodotti finiti, o vi dirò quello che penso di questo prodotto su Instagram. Ok, poi finisco col make-up, poi vi faccio vedere i piccoli acquistini che ho fatto al DM e poi ci salutiamo. Allora, andando in giro, ovviamente, ogni tanto io ho tipo dei momenti morti in cui non so, magari sono in giro alle 4, alle 3 e mezza, devo aspettare che esca il bambino da scuola alle 4 e mezza, c'ho mezz'ora buca e normalmente magari mi vado a fare un giretto in qualche centro commerciale e puntualmente faccio danni. Questi sono dei due prodottini di Astra che non sono assolutamente una novità, che ho comprato in un negozietto 85 centesimi, dove c'è un qui vicino a casa mia, dove c'è uno stand bellissimo di Astra. E niente, siccome sono in trip con le palette, mi sono voluta prendere la palette della Pure Beauty, che era uscita un po' di tempo fa. Io non l'avevo presa allora, l'ho presa adesso. Questi sono i colori e questa è la palette di Astra della Pure Beauty. Devo dire che i colori sono molto belli e c'è anche il mio un mitico dorato per me, un bronzo, shimmer. Questa sinceramente non lo so se la terrò o magari farò qualche pensierino per Natale. E poi mi sono presa questa matita perché praticamente io al momento sto utilizzando per quanto riguarda gli occhi una matita di Sisley che è costata un occhio della testa, ovviamente, color ebano, con cui mi sto trovando molto bene, mi piace soprattutto il colore e come mi sta sull'occhio, per cui mi sta finendo. Quella è stata una pazzia che ho fatto un paio d'anni fa, poi ho smesso di truccarmi perché non andavo più in ufficio e la matita era rimasta lì. L'ho ripresa in mano e mi piace tantissimo, però sinceramente non ho più voglia di spendere 30 euro per una matita occhi, per cui 30-35, non mi ricordo quanto costa perché l'avevo comprata appunto 2 anni fa e la sto usando adesso però. E quindi cercavo praticamente una matita dello stesso identico colore e l'ho trovata in Astra ed è questa e quindi me la sono pagata 3,90 euro ragazze. Il colore è identico secondo me perché io l'ho swatchata insieme. Adesso quella di Sisley non ve la swatcho perché tanto comunque non fa parte di questo haul. Però ecco, è un colore ebano scuro, ha un bellissimo tratto, è praticamente quasi identica, è, se non identica, completamente spiccicata a quella di Sisley. Poi sull'occhio questa ancora non l'ho utilizzata, per cui dopo magari farò un paragone. Se una matita di Sisley da 30 rotti euro, è peggio o meglio di una di Astra a 3,90. Però ho delle aspettative alte perché so che comunque Astra fa dei prodottini make-up al bacio, niente male. Per cui vedremo, vi farò sapere. Ok, direi che col make-up ho finito, vi faccio vedere dei piccoli acquistini che ho fatto sempre nei miei momenti buchi un po' in giro.
Allora, questi ADM, allora ho preso questa boccettina della camomilla. Vabbè, questa è una cavolatina, però guardate che carina, magari ci metterò dentro le matite occhi oppure la porterò in ufficio per metterci delle penne, perché a volte mi serve la penna in borsa, però la lascio lì, poi mi si apre, mi si macchia tutta la borsa. Adesso vedrò che utilizzo fare, un 5 euro questa, l'ho pagata. Poi mi sono presa al DM, quanto ho speso? 25 euro, proprio una cavolata. Mi sono presa, vabbè, il mio solito pacchetto di salviettine. Questo prodottino, per lo styling dei ricci che avevo, di cui avevo sentito parlare molto bene da qualcuno, non mi ricordo chi, che voglio utilizzare per il bambino. 3,50 euro. Poi mi sono presa questa maschera capelli della questa è biologica della linea, oddio, Biologic proprio mi credo che si chiami. Questa stava scontata a 3,50 euro ed è la maschera capelli salvia e lemongrass. Considerando che io ho i capelli sottili e fini, dovrebbe fare comunque questo al caso mio. Se qualcuno di voi l'ha provata, fatemi sapere e ditemi come vi siete trovati. Poi mi sono presa questi calzini esfolianti di questa nuova marca che non avevo mai visto. Allora, al DM ci sono i calzini esfoglianti della Loa e non, quelli non mi sono piaciuti. Marca Loa si chiama, che è quella marca che fa anche le maschere per le labbra, quelli della loro linea Balea, sì, che non sono male, ma ho provato di meglio, e adesso ho trovato questi della Benefit come piedi, e niente, io ogni tanto mi faccio un trattamento ai piedi con questi calzini esfolianti, vi farò sapere. Poi, siccome sono in trip con le ampolle, mi sono presa anche queste ampolle della Balea, che sinceramente sono nuove, secondo me, io non l'ho mai, o non ci ho mai fatto caso io, ditemi voi se sono nuove, di questa linea 7 etage, anche queste poi magari le metterò in uso e vi farò sapere. E poi non ho saputo resistere per 7,90 euro, circa 8 euro, a questo bellissimo kit della Kneipp di oli doccia. Guardate che carino, considerando che così magari con questo kit ti puoi provare gli oli doccia senza dover spendere un patrimonio, perché questi prodotti della Knip costano. Eccolo lì. Aiuto per farvelo vedere, scusate. E no, per fortuna non è successo niente, la solita pasticciona, lo avete visto in diretta, c'è la prova. E, dicevo, considerando che i prodotti della Kneipp, come si dice, costano parecchio, onestamente mi è sembrato un bellissimo affare, di diverse profumazioni. Quindi il kit bellissimo. E niente, questo è tutto. Direi che anche basta con lo shopping, perché mi ha preso leggermente la mano. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino alla fine. Vi ricordo appunto che se mi volete seguire anche su Instagram, mi trovate come dolphin underscore 1910, vi lascio il link, qui sotto. E io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!